La strada delle mille emozioni. La hall del grande albergo sembrava vibrare nell'attesa. Il principe stava per arrivare. Che bello, cosa è? Non so crederci. Sì, abiterai in questo albergo. Di qui, signore. Il signor Maligan al telefono. Signor Maligan. Sta arrivando, Sua Altezza, il principe. Guardi quello che fai. Che cosa ho fatto? La valigia. L'ha presa, ragazzo. Andiamo. Guardate, il principe è suo primo. Siamo molto onorati. Senta, ci hanno detto che... I miei esperti. Li conosciamo. Vogliate scusarmi? Se volete firmare, per noi è un grande onore. Buonasera. Se volete gentilmente firmare. Ma certo. Qui, prego. Scusami. Ed ora, prego. Firma tu. La bombetta. Vuoi le ortelle? Tieni. Insomma, vuoi sbrigarti a firmare? Ma tu mi hai preso la penna! Eccola qua! Se Sua Altezza vuole mantenere l'incognito, faccia uno sgorbio qualunque. Prego, Altezza, un qualunque segno. Oh, ecco fatto. Perfetto, Altezza. Oh. Prego. Chi è quello? Oh, il direttore, Sua Altezza, il principe. Siamo onorati di avervi fra noi. Chi mi disturba mentre scrivo? Mi scusi, eccellenza, sono il direttore e voglio darvi il benvenuto. Lei è il direttore dell'albergo? Per servirla. Giusto, l'uomo che cercavo. Un grande onore, davvero. Sì. Caro signore, le presento il nuovo portiere e il nuovo facchino. Sono i migliori che siamo riusciti a trovare così all'ultimo momento. Ci permettiamo di sperare che possano essere all'altezza. Ma che razza di... Che devo fare? In guardaroba, li voglio indirizzo. E subito, signore. Ciao, ciao, ciao. Sì, Altezza. Ma il ragazzo aveva detto che era il principe. Sentiamo, lei cosa vuole? Sua Altezza, il principe. Oh, ragazzi, correre, correre, calma, non perdiamo la calma. Sbrigarsi, con calma. Lei è un cretino. È un uomo di
Sono profondamente onorato, Altezza. Vuole seguirmi? Largo, per favore, largo al principe. Prego, Altezza. Prego, Altezza, un discorso. Sì, un discorso. Vostra Altezza, vuol degnarsi di parlare? Grazie, signori, grazie, grazie a tutti voi. Sono qui per fare, come dite voi, Baldoria. Con permesso. Sono mortificato. Una cosina, non mi tocchi lei. Lei è un idiota. Mi creda, Altezza, non è mai successo una cosa. Oggi è successo, è in suo albergo. Ma chi è? Chi è il cretino che continua a chiamare l'ascensore? È lei. Ma sempre su, accidenti! Principe mio, principe! Altezza, com'è caduta in basso? Si aggrappi, Altezza! È colpa sua! Io volevo andare alle Bahamas! Prego, si aggrappi! Ma non così, Altezza, ma che maniere! Eccellenza, lei è un salame! Briciola di polvere. Era una prova. Se provi a provarci con un'altra prova, vedi. Io ritorno al parcheggio, imbecille. L'aiuto? Magari, grazie. Io sono pronta, caro. Grazie. Zia Fermo. Hai fatto bene a mettere il soprabito, caro, al rinfrescato. Fuori soldi o te ne farò pentire, non discutere o finisce male. Mi rubi sempre tutti i soldi, continui a rapinarmi. Quello era un mezzo dollaro che mi ha dato un signore molto gentile. Quando io gli ho aperto la porta mi sono anche levato il cappello perché avevo capito che era un signore. Ecco, sei un ladro, mi levi sempre tutti i soldi che io metto in... Cercheranno soldi miei. Che succede qui? Ha buttato via
il mio mezzo dollaro! Oh, non erano certi soldi suoi! Gli dia il mezzo dollaro! È finito nel tavolo! Allora gliene dia uno solo! Oh, proprio non mai! Allora, venga con me! E va bene. E non ci si provi più, chiaro? No, che cosa hai fatto? Mi sbaglio, hai fischiato? Oh, non ho fischiato io, è stato il mio aiutante. Con quella faccia di idiota non può saper fischiare. Ancora una volta mi trovo nei guai per colpa tua. No, sono io il guardia portone. Prego. Ehi. Per caso vuole scendere? Modestamente sono il guardia portone. Benvenuta e buonasera. Lasci che l'accompagni all'interno dell'albergo. È mio dovere. Ma certo, mio caro, la ringrazio tanto. È una gioia. Lo sportello. Signorina, dimentica nulla. Ehi, olio, prenderà freddo. Ehi, senti. Ehi. Oh, benvenuta, madame. Una cliente. Vuol firmare qui, prego? Sì, volentieri. No! Forse è caduto qualcosa, madame. Venga, si nasconda presto. Dietro di me. E tu, Stelio, dammi la giacca. Ma non posso. Avanti, dammi la giacca. Avanti, Stelio, dammi la giacca. Ma insomma, vuoi che la signora rimanga in mutandine? Signore, Stelio, ma signore, forse. Vi prego, ma che... Ora l'onore è salvo, conti sempre su di me. Stelio, perché non hai pantaloni? Ma che cosa giacca? Vuol dire? Perché sotto non si vedeva. Perché non hai indosso neanche sì, la camicia? Perché avevo la giacca. Che cosa e si allora dice? Vedi? No, no, state attenti, vi fate male, signori. Vi prego, non chiede la hall. Ma che fa? Direttore, guardi. No! Basta, fuori, siete licenziati! Via! Sacchi, come si fa a infilare un dito nel bacio?
Ma che fai, signori? Ma che cosa fai, idiota? Basta, il cliente si porta via! Ma fa male! Fa male! Dov'è la mia camicia? Ragazzo, va bene così? Carta moschicida, tiene lontane le mosche. Piano, altrimenti il divertimento finisce subito. Smettete di giocare, arriva il principe. Vola, uccellino, nel ciao turchino. Senta. Vuole accendere. Siete quello. Che male. Sarà meglio andare. Che succede? Me l'ha dato lei il pugno nell'occhio. Passi. Sciocchi! Altezza, mi scusi! No! Ma prego! Questo può significare la guerra! Quando lo saprai, re mio padre! La regina, mia madre! Cazzo, mia madre, me l'ho fatta apposta! Chi è l'idiota che ha chiamato l'ascensore? Oh no, ancora voi!